Buongiorno a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, sono Nicola Torelli, insegno statistica all'Università di Trieste e da giugno sono presidente della Società Italiana di Statistica. Si celebra oggi la seconda giornata nazionale di statistica, ma come ha già ricordato il presidente Giovannini è la terza occasione di incontro. Inizia quindi a essere un appuntamento tradizionale, collocato nella quarta settimana di ottobre, di confronto e di incontro per tutti coloro che a livello professionale e non solo, in ogni parte d'Italia si occupano di statistica. La partecipazione sempre più ampia e sempre attiva e entusiasta delle sedi regionali dell'Istat, dei dipartimenti universitari, delle scuole, degli uffici del sistema statistico nazionale, delle imprese che spesso congiuntamente hanno organizzato oggi incontri, dibattiti, laboratori in tutta Italia, stanno a testimoniare l'interesse e forse la necessità di tale manifestazione. Fra gli obiettivi della giornata, e lo ha ricordato efficacemente il presidente Giovannini, vi è senza dubbio quello di ricordare quanto rilievo abbia la statistica e il suo uso corretto e consapevole a supporto delle decisioni, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ma io ritengo che vi è soprattutto il dovere di trasmettere ai più giovani, agli studenti nelle scuole e nelle università, la cultura, le idee, i principi tipici della statistica. Qualunque sia la strada che percorreranno, la sensibilità per una conoscenza basata sui dati e su dati raccolti, organizzati e analizzati coerentemente con il metodo statistico potrà essere un compagno prezioso. È anche per tale motivo che abbiamo scelto la giornata per la premiazione delle scuole per i migliori progetti per la didattica della statistica e delle Olimpiadi di statistica. Pertanto il mio saluto va in primo luogo a loro, agli studenti delle scuole superiori come delle università e a tutti coloro che nelle scuole e nelle università operano. Voglio ricordare che siamo in un momento delicato di trasformazione dell'assetto formativo, sia nella scuola primaria e secondaria che nelle università. È importante che nel ridisegnare il sistema non si trascuri e si riconosca il ruolo della statistica e del suo contributo formativo. Manifestazioni come quelle di oggi possono dare in tal senso il loro importante contributo. Un ringraziamento e un saluto va a tutti coloro che nelle sedi regionali dell'Istat, gli uffici del Sistema Statistico Nazionale, i dipartimenti universitari, hanno organizzato le diverse manifestazioni e a tutti coloro che vi partecipano. Sono certo che ci saranno altre occasioni di collaborazione come questa. Un ringraziamento è dovuto all'Istat e al suo presidente, che ospita la manifestazione a Roma e che ancora una volta è stato decisivo per l'organizzazione della giornata. Si è trattata anche qui dell'ennesima occasione di positiva collaborazione e sono certo che molte altre ne saranno in futuro, a partire dal prossimo anno già, che è stato dichiarato anno internazionale della statistica. Infine, un ringraziamento particolare va alla dottoressa Caccioli dell'Istat e al suo staff e alla professoressa Iezzi, che per conto della Società Italiana di Statistica ha collaborato e entrambe sono state il vero motore organizzativo della manifestazione. Quindi, buon lavoro a tutti e buona seconda giornata nazionale di statistica.